Dopo 2 anni di pandemia e la drastica riduzione di alunni, in particolare in provincia di Teramo, quasi 1.000 in meno, il mondo della scuola è in subbuglio. I problemi da affrontare sono tanti. Sacche di precariato storico non ancora stabilizzato, continue nomine annuali che fanno scadere la qualità dell'istruzione, possibilità di perdita di posti di lavoro. Temi che la CGIL teramana sta affrontando con convinzione proprio all'interno delle scuole. Un impegno che è stato premiato a Teramo con il 40% di voti nelle elezioni delle RSU 2022. Un risultato storico per questo sindacato. Si dice sempre che bisogna intervenire e investire nel sistema pubblico di istruzione perché attraverso questo investimento può crescere anche il territorio. Il punto è che poi dai le parole non si passa ai fatti e quindi quando andiamo a vedere quali sono le risorse che si mettono a disposizione della scuola, paradossalmente troviamo meno risorse rispetto al passato. Quindi noi ci impegniamo con tutte le nostre forze, le nostre energie perché appunto ci sia un sistema di istruzione anche qui nella provincia di Teramo che possa funzionare. Cosa temete? Temiamo che il tema dell'istruzione venga affrontato soltanto dal punto di vista numerico. Diminuisco il numero di alunni, quindi devono esserci meno organici. Così si impoverisce ulteriormente il territorio. Il paradosso è che il PNRR ha dato delle risorse all'Italia più degli altri paesi, appunto perché c'erano delle emergenze da affrontare. Ma se queste emergenze non le affrontiamo con uno spirito nuovo di investire laddove ci sono i problemi, quindi per cercare di affrontarle e di risolverle, certamente abbiamo una situazione negativa, quindi noi dobbiamo fare in modo che il tema dell'istruzione diventa un tema che sia trasversale, che riguardi tutti e non soltanto noi come categoria di lavoratori della scuola.